Visto che oggi ho dei capelli inguardabili, no, l'altra volta la barba, stavolta i capelli, oggi voglio parlare di barbieri barra parrucchieri. Cioè, allora, una delle cose che mi chiedono molte volte è, dai barbieri barra parrucchieri, ci sono delle norme particolari da seguire per realizzare l'impianto elettrico? Ci sono cose particolari da fare? Ora, tendenzialmente la risposta è no, nel senso che un barbiere barra parrucchiere non ha una norma specifica, quindi segue i classici criteri degli ambienti ordinari, ma attenzione a due aspetti. Primo, se in quell'ambiente ci fossero delle cose particolari, come ad esempio la parrucchiera che da una parte fa le unghie, quindi roba da estetista, a quel punto bisogna applicare che cosa? La normativa relativa agli impianti degli estetisti che sono simili ai locali medici, eccetera, eccetera, ci vuole il progetto, bla bla bla. Secondo aspetto, proprio questo, il progetto. Se abbiamo molti caschi che comunque assorbono parecchia potenza, no? Parecchi kilowatt, potrebbe essere necessario il progetto a firma del tecnico abilitato, anche se il locale è molto piccolino, quindi mi raccomando, attenzione a questi due aspetti principali, poi ci sarebbe tant'altro da dire, ma per oggi basta così. Ciao, vado anch'io dal barbiere a vedere di sistemarmi questa capigliatura che oggi è veramente inguardabile.